Ciao a tutti quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca e questo è in via eccezionale un nuovo Let's Try It! Nuovo gusto di Oreo perché dopo alla vaniglia, il tè verde, la torta di compleanno, quelli al limone che vi ho. È stato uno, mi pare, l'ultimo di Let's Try It. Poi ho mangiato per i cazzi miei lampone mirtillo e l'arancia famosa, la famosa arancia e mango pepem. Questa volta un gusto che sono un po' sul chi va là. Sono gli Oreo uva e pesca. Ecco qua, con la confezione anche molto gaia, molto bella allegra. Peccato che l'uva, tutto quello che ho assaggiato all'uva sia molto molto chimico e quindi si salviti un po'. Ecco, vedete la bustazza con gli Oreo e adesso assaggiamo come sono. Allora, l'odore sa proprio da qualcosa di chimico, ma proprio tanto. Non mi viene in mente questo odore, perché direi un po' il Maclabin, cioè il famoso sciroppo che prendevo da piccolo, come ho sempre detto, che era schifo, era fragola con tutti i granellini e per poco buttavo ogni volta fuori l'anima. Ce l'ho, i Gummy Watch, ve li ricordate che erano molti anni fa che c'erano questi. Senti il suo profumo, non te lo scordi più. Gummy Watch, quegli orologi pataconi grandi così, che avevano il cinturino che sapevano di fragola, di uva, ecco. È un odore proprio pesca, ma di un chimico a livello Gummy Watch. Io ho provato ad aprirli, ma si sono rotti. Classico. Sì, è proprio un rosa, ve lo dico. Non so se si possa vedere qui la leggera differenza tra rosa pesca e verde uva. C'ho una scaga. Ma adesso assaggiamo il nostro carissimo Oreo. Uva e pesca, credo. Devo leggere l'italiano. Uva e pesca, quindi già l'abbinamento è abbastanza. Ma sono una cosa aberrante. Sembra appunto prendere il Gummy Watch, prendiamo il Gummy Watch sapore pesca, fonderlo, praticamente esce la pappetta e ti mangi la pappetta di Gummy Watch. Praticamente pesca plasticosa. Ti lascia un sapore orrendo. Sì, perché ti rimane qua tutto sto chimico, quindi no, anche no. Io non mi piace, proprio praticamente non mi piace e come voto da 1 a 10 gli diamo dovete farlo meno chimico. Unica cosa positiva, non si sente l'uva, che l'uva sempre è da sbocco. Stavolta non si sente l'uva, quindi diamogli un 3. Questo era quindi un nuovo Let's Try It in versione sì, straordinaria, perché appunto vorrei per un po' evitare fino a che non divento praticamente Candy Barbie con i lineamenti definiti e la pancia, la ciccetta smollacciosa spariscano per un po'. E ci rivediamo al prossimo video del mio canale. Ciao a tutti quanti e statemi bene!